Allora Maurizio, oggi puntatona. Allora abbiamo un People and Culture Manager, un Community Manager, un formatore e anche un TED licenziatario. Ti piace? Certo che mi piace, magari, Emanuela, ma dove li mettiamo tutti questi ospiti? In un'unica puntata? No, no. In un'unica persona, Andrea Mattioli. Adesso te lo presento così capisci tutto. Ciao Andrea, grazie di essere qua con noi. Ti Ciao, presenti grazie a voi. tu? Gli dici tu chi Ma sei? vuoi che aggiungo un nome, ne tolgo uno di quelli che hai Vai, vai, detto. Andrea, Quello vai. che vuoi. Vai. Allora, che ho a che fare con le persone mi sembra abbastanza così, un fil rouge, che la cultura che viene da quel nome People and Culture, che ha le persone, la cultura, sempre più la cultura cambia il passo del contesto in cui viviamo, il contesto quindi nelle organizzazioni dove siamo, sia che siano interne, familiari, fuori, nelle scuole. Quindi per me quel nome, People and Culture, è quello che mi accompagna anche fuori dal lavoro che faccio, che una volta, ancora oggi, cioè fa parte di quel mondo delle risorse umane, quindi human resources, HR, ma tendenzialmente preferisco farlo passare da una cultura, perché i grandi cambiamenti li ho sempre visti affrontare dal punto di vista proprio delle attitudini nella cultura che cambia, perché nella cultura ci sono anche le azioni, non c'è solo un pensiero. E quindi in quello cerco di dedicare il mio tempo. Bello, bello Andrea, People Culture Manager, ma sostanzialmente Andrea, tu sei una sorta di HR con i superpoteri, una sorta di supereroe degli HR? Cosa significa Allora, People Culture Manager? i superpoteri dal mio punto di vista sono distribuiti, perché oggi ad esempio rappresento un'azienda che chiamano ormai liquida, no? Dove tutti sono distribuiti sul territorio e nei tempi diversi. E quindi se io dovessi pensare di avere da soli i superpoteri, non sbaglierei proprio la fonte del problema. In realtà mi piace dire che l'HR è sempre più, o il people, è sempre più nelle persone. Perché per conoscere i bisogni delle persone, ogni persona è un pezzo dell'HR e quindi io li chiamo i sensori di un sistema nervoso. Io posso essere come funzione o come comunque reparto aziendale, posso essere una sorta di spina dorsale con tantissime connessioni, ma in realtà un pezzo di HR deve essere ormai in ogni persona e quindi è per quello che mi piace parlare di persone e di cultura. E Andrea, questo proprio nel mondo del lavoro, no? In cui su LinkedIn poi siamo pieni appunto di HR, come si coniuga poi con l'attività quotidiana dell'HR, questa appunto, diciamo, forma abbastanza liquida, no? Del mondo del lavoro, della società, ma anche dello stesso professionista? Allora, non semplice, nel senso che i processi classici delle risorse umane abbiamo provato a trasformarli in qualcosa che chiamiamoli pure agili, smart, usiamo tutti i termini che vogliamo, però devono essere veloci e pronti a un cambiamento evolutivo, perché il bisogno delle persone può cambiare da un momento all'altro. Sempre di più quello che ho detto prima, cioè abbiamo bisogno di sensori in ogni casa, quindi tutte le attività che facciamo devono essere per recepire qual è il nuovo bisogno, qual è il nuovo stato mentale, qual è, che ne so, il nuovo punto di stress, la nuova felicità. Penso che non vediamo più, non abbiamo più tutti i sensi a disposizione. Io non entro più in una stanza e vedo 10 persone, le osservo, le ascolto, le annuso. E quindi dobbiamo trovare dei sistemi diversi. È ovvio, i sistemi non sono esattamente uguali, perché dobbiamo inventarci, ormai siamo degli animatori digitali, siamo un circo digitale che va a creare mille format, tutti diversi, per vedere che magari a 10 persone ne piace uno, altri 7 ne piace un altro, e altri 18 ne piace un altro. Quindi questa continua variazione ci deve piacere come lavoro, perché se non ci piace siamo già fregati in partenza. Quindi non abbiamo nessun potere, dobbiamo solo continuare a sperimentare e ascoltare i bisogni. E noi lì dentro dobbiamo innescarci, basta. Eh sì, adesso però devo dire una cosa. Io in realtà Andrea lo conosco da tanto tempo e lo incontro. Sai dove lo incontro anche? Nelle scuole. Quindi adesso Strano, che che strano. lo incontro proprio nelle scuole. Quindi adesso raccontaci un po'. Nelle scuole invece che cosa fai? Allora, nelle scuole facciamo un po' di cose, nel senso che da circa 4 anni mi è venuto un fortissimo desiderio di restituzione. Poi c'è chi dice che ti arriva a 50, c'è chi ti arriva a 40, beh, insomma, a me è arrivato più o meno a 45 anni. E ho un figlio che è la mia connessione incredibile con il mondo dei giovani, mi apre un casino di strade. Mi fa capire i bisogni che hanno loro, cerco di stare con loro, i suoi amici, cioè cerco di capire. E nelle scuole faccio altrettanto, cioè il mio presente e il nostro futuro passa comunque anche da lì. E quindi andare a intercettare quali sono i loro racconti, il loro linguaggio, le loro abitudini,
mi fa dare un pezzettino di futuro in anticipo, quindi cerco di ritornare a loro la formazione che io sto apprendendo da giovane, cioè scusa, da giovane, da adulto nelle aziende, e quindi cerco di trasformarle in un linguaggio adatto a loro per cercare di anticipargli delle cose, ad esempio come comunicare, come dibattere, come avere rispetto in un colloquio, come parlare con gli altri, come essere generativo, come convergere, come divergere, con massimo rispetto. E quindi la cosa che cerco sempre di fare è fare laboratori generativi dove il dibattito, il confronto sono la base del dialogo comune. E questo per me è fonte di ispirazione incredibile. Bellissimo Andrea, ma quanta passione nelle tue parole. E sei così innamorato dei giovani che però la scuola non ti basta, perché sappiamo che poi tu hai aperto anche uno spazio di co-working che ospita prevalentemente giovani. Come mai questa idea? E poi una piccolissima definizione di co-working, cioè spazio di co-working, che cos'è? Allora, circa 4-5 anni fa, su un'idea del nostro amministratore delegato, abbiamo aperto un luogo che abbiamo chiamato Open Innovation Campus, alla fine 320-330 metri quadri di spazio, aperti all'esterno, quindi con una registrazione, un QR code sia prima delle porte, e in effetti nel giro di 4 anni sono arrivati parecchi studenti. Quindi è capitato, mi ricordo ancora, un 6 gennaio, l'Epifania, c'erano 60 studenti a studiare all'interno di un nostro spazio. Avevamo svuotato le biblioteche, che si erano pure arrabbiate con noi perché hanno detto che gli avremmo tolto un servizio, no? In realtà era una cosa del tutto naturale e biologica, perché noi lasciavamo aperto uno spazio a loro 365 giorni all'anno, dalle 8 del mattino alle 24. E quindi è stata esattamente una sorta di conseguenza del fatto che c'era uno spazio utilizzabile. Le biblioteche a volte chiudono a mezzogiorno, chiudono alle 7, aprono tardi, quindi insomma è solo quello, no? La biblioteca dovrebbe pensare a come oggi una biblioteca dovrebbe fare per stare aperta e avere le persone, no? A lamentarsi di perché altri hanno le persone. Questo sarebbe l'open innovation, no? Cioè aprirsi ai cambiamenti anche confrontandosi con gli altri. Il problema è che a un certo punto è arrivato il Covid, che è un problema del mondo, e quindi non abbiamo più potuto avere questa sorta di bacino incredibile di risorse con le quali mangiavamo insieme, facevamo stage, parlavamo, quindi purtroppo adesso questa cosa si è fermata. Però devo dire, un'idea notevole del nostro amministratore delegato, che si è riusciti a portare sul campo in poco tempo e con un'efficacia pazzesca, perché eravamo contenti di condividere con i ragazzi e gli studenti le nostre ore. Andrea, però io sono sempre più convinto che tu hai dei superpoteri, perché parli sempre di innovazione in una società in cui si parla tanto di innovazione, però poi non si fa, invece tu l'hai dimostrato. E qualcuno, una certa Emanuela, mi ha anche raccontato che tu da HR con i superpoteri hai anche adottato delle modalità innovative, nuove, proprio relative ai processi di selezione e assunzione. Ma allora, forse Emanuela si ricorda di una cosa bella che avevamo fatto. Avevamo creato, insieme a un mio collega, una sorta di test criptato, quindi su una locandina che girava al comune di Casalmaggiore. C'era di fianco, piccolissimo, una sorta di link criptato, e alcune persone erano andate a risolvere degli enigma in 3 passaggi, e 2 di questi l'avevamo fatto in pochissimo tempo. Erano venuti in azienda perché li avevamo chiamati, avevano la loro email. Non hanno fatto nessun percorso di selezione e si sono beccati un contratto a tempo determinato di un anno, e poi vuole il caso che hanno avuto un contratto indeterminato, poi uno adesso è in Olanda e quindi invece uno è ancora in fabbrica digitale. Però è uno Fantastico. degli esempi. Allora, sì, mi era piaciuta tantissimo questa cosa e mi è piaciuto molto anche il co-working, è bellissimo, ci sono stata, è stupenda. Ma vabbè, chiudiamo questo argomento e arriviamo all'argomento che preferisco. Allora, io, Andrea, adoro il TED, ma veramente. E quindi volevo chiederti, ci racconti che cos'è il TED e soprattutto cosa ti è venuto in mente di aprire un TED? Ok, super sintesi. TED è organizzazione mondiale americana, TED.com, quindi eventi, video di qualsiasi tipo. Da circa 9 o 10 anni, forse 11, i più bravi direbbero 11, hanno aperto la possibilità di organizzare TED in maniera indipendente, quindi la X sta per indipendente, e le persone fisiche possono anche richiedere una licenza annuale. Circa nel 2019, con un incontro casuale con una persona, abbiamo deciso di portarlo a Cremona perché ci sembrava una bellissima iniziativa per creare bellezza sociale, cioè condividere idee che ti fanno star meglio con le persone che frequenti, nei luoghi che frequenti, quindi creare una comunità che potesse allargarsi sempre più per portare idee e esperienze da fuori e non esportare solo prodotti agricoli o cose del genere. Quindi portare idee.
E l'importazione di idee ci spinge con un gruppo di volontari a generare eventi, a creare eventi, a portare persone che parlano di belle cose, belle storie, belle esperienze. E quindi ecco perché dal 2019 è nata sta cosa, poi è arrivato il Covid, abbiamo spostato gli eventi, il primo l'abbiamo fatto l'11 settembre 2021 dove eravamo metà Ponchielli pieno perché eravamo in modalità Covid e credo nella prima settimana di ottobre del 2022 potrebbe esserci il secondo Teddy Ex Cremona e speriamo di fare tutto esaurito al Teatro Ponchielli. E quindi siamo contenti. Accidenti, accidenti, l'ha detto proprio da noi. In Accidenti, esclusiva, esclusiva. bellissima questa cosa, bellissimo. E la cosa più bella è proprio che i discorsi, gli speech del TED sono proprio ispirazionali, quindi ci aspettiamo delle cose grandiose, eh? Ci aspettiamo qualcosa di bello, veramente. Ci stiamo lavorando. Lo so, lo so. Allora, grazie, grazie mille di questo tempo, grazie mille di averci raccontato tutto questo, ma tu ogni tanto ce la fai a fare l'HR classico, quello un po' cattivo? No, Poi dimmelo, Emanuela, poi fai. Emanuela. Sì. Ma no, non No, ci credo, non ci credo, non ci credo. faccio quello, però se tu lavori sulla cultura continua e fai pensare che l'HR è un pezzo di loro, di ogni singola ora, e loro possono fare un pezzo di HR. Fai meno fatica a rispiegarlo ogni volta. Cioè è un ecosistema che vive e quindi è ovvio, puoi inserire delle novità, le devi spiegare, le devi far digerire, ci mancherebbe altro. Ma noi stessi HR dobbiamo continuare ad aggiornarsi su una miriade di cose, cioè vai dall'intelligenza artificiale al CV, al contratto o a pensare nel futuro qual è lo stress nuovo legato alla pandemia, no? Quindi fai un po' il medico, fai un po' il consulente, fai un po' il formatore, fai un po' di cose. Però voglio dire, se coinvolgi le persone diventa tutto più semplice. Non Vedi facile, Maurizio, però più semplice. siamo buoni, siamo Beh, tu buoni. Non così. dirti Andrea niente. sicuramente sì, Andrea sicuramente sì. Grazie mille, Andrea, Ok, grazie. grazie, Quindi i clienti mi ciao. aiutano. Sì. Grazie a Ciao, voi, grazie a voi. ciao, Ciao, grazie. ciao, 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 grazie. ciao, ciao, grazie.